Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Futomeno 2018. Allora ragazzi, dopo 4 anni passati a Lecce, cioè 4 anni non ho nemmeno iniziato, sono passato a una squadra blasonata come in Milano. Allora ragazzi, ho fatto già un paio di partite. Ho perso la prima contro il Napoli in casa, poi ho vinto in casa della Roma, che mi sono rifatto benissimo, poi ho vinto in casa 1-0 contro il Torino. E poi la partita di Europa League contro l'AEK Atene 4-1 in Europa League. Poi, per quanto riguarda la finestra calciomercato, ho venduto Bonucci a 40, 46 milioni, se non sbaglio, 46 milioni complessivamente. Cioè, perché essendo, cioè, mi sono detto, no? Bonucci c'ha già ormai 33 anni. Io, cioè, lo vendo perché alla fine, cioè, 36, cioè, se non lo vendevo quest'anno, cioè, lui potrà fare massimo un altro anno e poi andrà in declino, andrà. Quindi ho detto lo vendo adesso e faccio questi soldi e poi mi prendo un altro difensore, mi prendo. Comunque ho venduto Bonucci a 46 milioni, poi ho venduto questo giocatore, questo giovane alla Juve, poi anche questo alla Juve, poi ho venduto Bacca a 2 milioni, e poi altri giocatori ho dato in prestito. Poi ho dato anche in prestito Sterling, ho dato in prestito al Lecce, perché mi stava dispiacendo, mi sentivo in colpa di aver abbandonato il Lecce. Poi, per quanto riguarda gli acquisti, ho preso Sarabia e Sterling, come detto, perché praticamente Sterling non ho potuto giocare con il Milan perché avevo già tutti i coso, non ho questi qua ragazzi, vi faccio vedere subito, questi qua già tutti occupati, quindi non potevo metterlo e per questa ragione l'ho dovuto dare in prestito. Comunque poi ho preso anche Bentaleb per 16 milioni e 5 per la Papastathopoulos, questo è un gran bel giocatore, mi ha fatto già un gol, mi ha fatto. Poi ho preso questo giocatore dal Celta Vigo, poi ho preso questo giocatore a parametro zero, e insomma ho speso 146 milioni e ne ho incassati 100 milioni. Cioè, mi ho fatto una bella, cioè, un bel, come dire, un bel coso, una bella campagna acquisti, diciamo. Ora adesso ci facciamo questa partita e vediamo come va, ragazzi. Speriamo che vada tutto bene, anche se non sarà facile vincere contro il Cagliari. Diciamo che siamo favoriti. E partiamo subito. Attenzione. Palla per Gomez e Bonaventura. Bonaventura, attenzione. No, l'ha parato. Ho appeso il palo. Non ne sono molto sicuro. Comunque, stiamo già attaccando in maniera molto decisa. Mettiamo incoraggia. Vabbè. Di mattina palla per Chessy, Chessy, Romagnoli, palla per Gomez, Sarabia, attenzione, Gomez, Locatelli, Bentaleb, palla per Locatelli, no, fuori di poco, calcio d'angolo per il Milan. Niente da fare ancora. Aspettate ragazzi, che mettiamo. Anche se non ha senso mettere questo qua, anche perché stiamo giocando bene. Però non si sa mai, dai. Rodriguez per Buonaventura. Buonaventura per Bentram. Locatelli. Grande palla per Sarabia. Sarabia, ancora Sarabia.
pasta Bentlab, Bentlab Locatelli, ancora Locatelli, Bentlab, palla per Buonaventura, tiro per Buonaventura, costa 100 tiri da gol. Samuel Gomez porta in vantaggio il Milan, ragazzi. Grande gol. Adesso siamo secondi, eh. Dobbiamo solamente mantenere questo risultato e fare magari un 2-0 pure. Anche se è una sconfitta che ho avuto, cioè proprio sfortuna è stata. Il brutto sarà, sai quando sarà, ragazzi, quando dovrò giocare contro la Juve. Sarà una brutta sensazione in quel caso. Adesso stiamo vincendo, quindi possiamo anche dire alla squadra: sono felice della prestazione finora, continuate così. Anche se potevo dire anche: non vi rilassate, Capezzi, palla per Capezzi, calcio d'angolo, tiro, gol, pareggio del Cagliari con Kevin Lasagna. Vabbè. Non dobbiamo mollare. Palla per Mandragola. La passa a Capezzi. Capezzi per Mbaye. Van Bergen. Capezzi ancora. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Questo è il replay del gol. Palla per quarta. Romagnoli. Bentrab. Palla per Locatelli, ancora Bentlab, la passa ancora Bentlab, attenzione, Gomez, nuova avventura, no, spa fuori di poco, l'ha deviata pure, palla per Luis, che la passa per Bonaventura, palla per Locatelli, attenzione, attenzione al contropiede del Cagliari, attenzione, palla fuori. Una zona sbilenca. Allora, possiamo fare uscire anche Sarabia. Rodriguez, anche se Rodriguez. Allora, facciamo uscire Sarabia e facciamo entrare. Non lo so, ragazzi, Rafinha. Ok, l'ha fatto la sostituzione. Buonaventura per adesso sta giocando bene. Quindi per adesso lo lasciamo. Bentrap intercetta la palla. Cagliari, palla per Lasagna. Lasagna passa a Giopetro. Giopetro, tiro in porta. Una reazione sbilenca per Giopetro. Adesso. Direi di dire la squadra, direi di dire, domanda di Pio, giustamente, direi di dire alla squadra, anche perché un pareggio non mi serve proprio a niente, ragazzi. Il pareggio non mi serve proprio a niente. Palla per Rafinha, costa centro, attenzione, intervento di palla ancora per Romagnolo, Rodriguez, palla a Luis, ancora grande fraseggio del Milan, palla a Bonaventura, tiro in porta, no, ha parata, porca miseria, miseria, attenzione contropiede per Cagliari, tiro in porta fuori di. Allora ragazzi, io direi di mettere un po' di offensiva.
Togliete questo e giochiamo con il 4-2-4. Chi la va o la va o la spacca. Mettiamo Kalinic. Ho detto Kalinic. E poi mettiamo anche. Vedo che Bentaleb si è molto stancato. E mettiamo Chiesi. Chiesi. Ok. Poi, Kalinic, centravanti, attacco, vai. Poi se nel caso ancora non segno, in quel caso poi, se ancora non segno, se mi segno, però non mi segno un ruolo. Palla per Capezzi per l'attenzione, grande palla di Donnarumma. Domanda di più. Attenzione, attacca ancora il Cagliari. Palla per Rafinha. Rafinha per. Attenzione. Che non voglio prendere quel contropiede. Tosetti. Attenzione, grande intervento. Contropiede per Milan. Palla per Gomez. Gomez la passa a Kalini, tiro gol. Buonaventura ragazzi, buonaventura. Porta in vantaggio in Milan. Adesso non mancano. Mettiamo difensiva. Grande partita di Buonaventura ragazzi. Una grande partita ha fatto Buonaventura. Cragno. Rinvia dal fondo. Attenzione. Palla per Rodriguez. Grande palla, però antecetta. Attenzione. Romagnoli. Grande palla di. Grande palla di Donnarumma, grande vittoria ragazzi. Ho vinto 2-1. Ho vinto 2-1 contro il Cagliari, quindi mi ritrovo a seconda posizione. Allora, ben fatto. Non devo dire nient'altro la squadra, quindi si sono comportati veramente molto bene. Si sono comportati. Test fisici. Ha fatto un gol e un assist Buonaventura ragazzi, quindi continua così. Allora ragazzi, ora metto in pausa, ci vediamo la prossima partita contro la Fiorentina. Ciao ragazzi, a tra poco. Allora ragazzi, dopo la grande vittoria contro il Cagliari all'87esimo gol di Buonaventura, facciamoci la partita in casa contro la Fiorentina, facciamoci. Allora, per questa partita io voglio far riposare Bentaleb, che non vorrei che si infortunasse, e voglio far giocare Luca Andre Silva. Voglio far giocare poi Buonaventura, lo riconfermiamo. Poi Piazza può giocare, ma sta ancora infortunato 2 giorni, quindi non lo mettiamo Piazza. Poi facciamo giocare anche Chessy, vai a giocare Chessy. Ok. Poi Romagnoli voglio farlo riposare, ragazzi. Non vorrei che si infortunasse Romagnoli, quindi facciamo riposare. Poi facciamo giocare questo giocatore. E poi per finire facciamo giocare questo giocatore. E così ci siamo. Poi per finire. Ok, ci siamo. Partiamo con la seconda partita, ragazzi. Speriamo che vada tutto bene. Speriamo che vada. Speriamo bene. Allora, appassionato.
Possiamo allungare la nostra striscia vincente. Allora, partita iniziata. Silva. Come giocatore si chiamava? Ciao, ve lo voglio dire. Vediamo un po' come va. Purtroppo Piazza è ancora infortunato, quindi non voglio bruciarlo. Palla per Thiago Maia, attenzione, cross al centro, grande palla di Donnarumma. Cacciuta ancora per la Fiorentina, batte Birsa, attenzione. Ecco qua che Donnarumma la para. Palla Vediamo di incoraggiare un po' i giocatori. Con la speranza che si sveglino un pochino. Attenzione, palla. Non so chi era questo giocatore. Non capisco chi era, però ha tirato in porta e la palla è uscita fuori. Attenzione, palla per Sarabia, ancora Sarabia, attrapassa dietro perché sì, che sì per André Silva per Gomez, ancora Bonaventura di Silva, tira gol, gol, Sama e Gomez ragazzi, 1-0 Milan. Vi ricordo ragazzi che l'obiettivo di quest'anno è arrivare a in Champions League. Per quanto riguarda l'Europa League, devo arrivare almeno in finale dell'Europa League. Però iniziare già con una non è male, cioè vincere già questa partita pure. Calcio d'angolo per la Fiorentina, parte Birsa, attenzione per palla a Saponara. Saponara passa indietro, ahia. Ok, non è niente. Buonaventura sta giocando proprio bene. Attenzione. Patastapopoulos. Palla per Kessié per André Silva. Gomez. Buonaventura. La passa sulla fascia. Luis. Attenzione, palla per Gomez. Ancora 1-2. Niente da fare. Però ottima zona, ottimo, stiamo giocando veramente bene, stiamo giocando. Allora, io direi, no, vabbè. Devo dire per forza questa cosa, ragazzi, altrimenti non vorrei che si rilassassero. No. Cioè, quella mi ha tirato in porta, non ci credo. La prima volta che mi capita una cosa del genere. Palla per Shaw, che la passa a Bonaventura. Bonaventura per Gomez. Gomez per André Silva, che sì. Ancora André Silva. Luis per Rosales, mantiene su quarta, attenzione per Buonaventura, ancora Buonaventura, attenzione, tira gol, 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 no, fuori gioco di Samuel Gomez ragazzi, ma peccato, sarebbe stato un bel gol, peccato davvero, sarebbe stato proprio un bel gol, eh. Allora ragazzi, io direi di togliere questo che sta giocando veramente male e mettere Muriel. Oh, mettiamo Muriel. Tanto Muriel è un prestito, ragazzi. Poi Kessié sta giocando abbastanza bene. Il resto della squadra sta giocando molto bene, quindi anche se volevo mettere Cianaglu,
trequartista. Però. Non vorrei che mi facessero il gol, che mi facesse il gol il coso, la Fiorentina. Comunque, palla per Shaw, ancora per André Silva, palla per Buonaventura che sta giocando un'ottima partita. Buonaventura passa a Muriel, Muriel perde palla. Ecco, riparte la Fiorentina con Saponara. Saponara per grande intervento. Ancora Luis per André Silva. La passa a Kessié. Kessié, ancora Kessié, Kessié. André Silva, tiro in porta, palo. Oh la miseria, ragazzi, ho preso il palo. Non ci posso credere. Bonaventura sta un po' stanco però, eh. Ecco che entra Andrea Bertolacci per la Fiorentina, riesce Savonara. Papastatopoulos è stato ammonito. Quasi quasi facciamo un netto cambio. Facciamo uscire. Mettiamo Bonaventura qua. Facciamo entrare Cananoglu. Ok, c'è un nuovo trequartista. Poi un'altra sostituzione la posso fare. Siccome che si sta molto. Facciamo entrare Modric. Che si per Modric. Ok. Vediamo se mantengo questo vantaggio. Calcio d'angolo per Calhanoglu. Cross al centro. È finita la partita, ragazzi. Il Milan vince 1-0 contro la Fiorentina. Espugna San Siro contro la Fiorentina 1-0. Migliore in campo è stato. Ok. Allora, ragazzi, io direi che con questo video ci possiamo salutare qui. Spero che queste due partite vi siano piaciute. Come sempre vi chiedo, se volete, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Un saluto da Steffi Gaming. Ciao ragazzi, al prossimo video.